Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi forse sto per lanciare la puntata più controversa e complessa del Feminist Friday, che non avrà riferimenti letterari, però è un argomento del quale voglio parlarvi da tanto tempo e che ho sempre rimandato, quindi insomma, spero che quello che dirò nel video sia recepito nel modo corretto, perché quello che voglio fare è ovviamente darvi un quadro abbastanza completo, anche se vi spiegherò perché secondo me parlare di aborto, parlare di interruzione volontaria di gravidanza sia un tema molto attuale e che a mio avviso va difeso assolutamente. Quindi vi chiedo pazienza, vi chiedo di ascoltare quello che ho da dire, cercherò di fare un po' un quadro di tutta la situazione, per questo sarà un video molto raccontato e non solo mie opinioni, e spero che possiate comunque discuterne insieme a me civilmente giù nei commenti. So che è un argomento che divide tantissimo, so che ci sono tantissime correnti di pensiero, cerco di fare un po' il punto e cerco un attimo di spiegarvi le motivazioni del perché io sia pro-choice, ovvero per la scelta. Quest'anno abbiamo festeggiato 40 anni a maggio di legge 194 e infatti il 22 maggio del 1978 viene approvata la storica legge chiamata 194, con la quale si riconosceva il diritto della donna a interrompere gratuitamente e nelle strutture pubbliche la gravidanza indesiderata. La 194 però non parla solo e unicamente di interruzione di gravidanza, in essa sono stabilite delle politiche di prevenzione da attuarsi presso i consultori che sono presenti in tutte le grandi città. E in essa è anche contenuta quello che viene considerato l'aspetto più controverso di questa legge, ovvero permetteva ai medici di rifiutarsi di ovviamente interrompere una gravidanza e quindi ricorrere all'obiezione di coscienza. Fu il grande compromesso delle forze politiche che approvarono questa legge. L'interruzione volontaria di gravidanza è una scelta consapevole della donna che deve ricorrere a questa procedura. È una norma di civiltà che garantisce sicurezza e diritto alla salute delle donne. Vi posso dire una cosa che non è scientifica, ma secondo me è certa. L'IVG, ovvero l'interruzione volontaria di gravidanza o l'aborto, come preferite chiamarlo, non è mai una decisione che viene presa alla leggera e che sicuramente crea, per come è stata vissuta e combattuta fino adesso, un sentimento di peccato, un sentimento di colpa, di vergogna, ma soprattutto un sentimento di dolore. E ci tengo anche a dirvi che questa norma, che garantisce, ripeto ancora una volta, il diritto alla salute delle donne, non è in alcun modo in contrapposizione con delle possibili politiche a favore della natalità, che secondo me sono giustissime, soprattutto in un paese che invecchia come il nostro. Quando queste politiche alla natalità si riferiscono a garantire i diritti dei bambini e anche ad aiuti alle madri, aiuti alle famiglie, quindi creare ambienti dove non siano lasciati soli, dove queste famiglie non siano abbandonate a se stesse, dove ci siano servizi come le scuole, il supporto degli asili, il supporto economico anche per riuscire magari a gestire delle babysitter, per avere aiuti con i quali le famiglie possono ovviamente riuscire a mantenere il proprio lavoro e anche i figli, perché mandare avanti una famiglia è sempre dura, perché i soldi non bastano mai. E queste sono politiche che mirano a migliorare sia la situazione delle madri sia anche la situazione familiare, perché insomma la natalità non è solo in mano ad una madre, ovviamente, però allo stesso tempo devono anche garantire che avere un bambino non sia un pericolo per il proprio posto di lavoro, che ci siano le condizioni per mantenerlo e le condizioni anche per avere una famiglia. E queste sono politiche che non entrano mai in contrapposizione con l'aborto, perché chi sceglie di abortire non è una persona che non ha la possibilità di avere dei bambini. Perché chi sceglie di abortire lo fa per svariati motivi che sicuramente non sono contrapposti a politiche di natalità. Invece sono contrapposte alle politiche di natalità quando per queste si intende rendere impossibile l'accesso all'aborto, come se la natalità escludesse tutto quello che ho detto prima, questa politica della natalità escludesse
tutto quello che ho detto prima riguardante il sostegno alle madri, ma riguardasse ovviamente solo l'impossibilità di accedere a un servizio sanitario sicuro. In Italia il 70% dei ginecologi è obiettore, tra gli anestesisti la percentuale è di circa il 50% e tra il personale non medico intorno al 40%. Gli ultimi dati dicono che in Italia si effettuano circa 6,6 aborti ogni 1000 abitanti, donne comprese tra i 15 e i 49 anni, ed è un dato molto basso se noi lo confrontiamo ad esempio con i dati degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Australia, che sono nettamente più alti. E dico questo perché è vero, ora è un diritto garantito dalla nostra Costituzione, dalle nostre leggi, ma non è così facile accedere all'aborto. Infatti, più il numero degli aborti clandestini, dopo anni di calo drastico e notevole, negli ultimi anni è tornato a crescere, anche se la pratica sembra molto limitata e divide l'Italia in due. Infatti è un fenomeno che è concentrato soprattutto nell'Italia insulare e meridionale, dove ovviamente le percentuali di medici obiettori non sono del 70%. In alcune regioni, come la Basilicata, la Calabria e il Molise, sfiorano quasi il 98%. 98% significa che non puoi abortire, il diritto non è garantito. Ovviamente questa legge è stata pensata tenendo conto di parametri medici e scientifici che garantiscano delle determinate condizioni. Infatti includono ad esempio la libera ed esplicita autodeterminazione della donna, quindi deve essere un gesto volontario al quale non sia costrette, e il fatto che il concepimento sia relativamente recente, o nel caso dell'aborto terapeutico tiene conto anche di altri fattori anche in caso di gestazione un po' più avanzata, come la salute della madre e il pericolo di vita, per garantire l'incolumità o della madre o del bambino, che comunque sono davvero casi molto limite e circoscritti, ovvero quando la madre è ad altissimo rischio di pericolo di vita. Ovviamente ci sono due correnti totalmente contrapposte, i pro-life e i pro-choice. Ai pro-life appartengono tutte quelle persone che considerano che l'embrione umano, fin dal momento del primissimo concepimento, è un essere umano a tutti gli effetti e che quindi dovrebbe godere degli stessi diritti di tutti. A questo appartengono tantissime persone, che ovviamente fanno spesso parte di confessioni religiose. In quest'ottica, l'embrione e il feto, fin dal concepimento, sono considerati esseri umani a tutti gli effetti, dotati degli stessi diritti della donna che li sta portando in grembo. Per i pro-life, praticare l'aborto equivale all'omicidio, e anzi abbiamo sentito da poco le parole del Papa, che ha duramente attaccato la pratica dell'aborto e che ha definito chi lo pratica come se fosse un sicario mandato da chissà quale. Insomma, io dalla Chiesa non mi aspettavo parole di sostegno, però ho sentito parole molto meno dure quando si parlava di pedofilia tra le loro ranghe. Vabbè, opinione personale questa, lo ammetto. E sostengono che l'aborto per tantissime donne significa ricorrere a un metodo contraccettivo e che le motivazioni che spingono a questa scelta siano di fatto il frutto di egoismo e di mancanza di responsabilità. Per i pro-choice, ovvero coloro che sono a favore della scelta personale, si sostiene che l'interruzione di gravidanza dovrebbe diventare, nei casi in cui non lo è, o rimanere, ovviamente lecita e legalizzata, demandando solo ed unicamente alla donna la scelta in merito. Le motivazioni pro-choice sono diverse. Tanti sono pro-choice perché ritengono di non poter assolutamente giudicare i motivi che spingono una donna a questa scelta, a ricorrere a questa pratica, perché sono motivazioni personali che nessuno di noi può capire fino in fondo. Altri invece non ritengono scientificamente che un embrione, sin dal momento del concepimento, sia un essere umano fatto e finito. Altri invece ne fanno una questione più pratica e pensano che essere pro-choice significa sconfiggere, combattere, battersi per il diritto alla salute, sconfiggere gli aborti clandestini e le condizioni grigie, anche dal punto di vista economico, e garantire il diritto alla salute di tutti. In generale, i pro-choice sostengono la necessità assoluta di avere una legge chiara, precisa,
che stabilisca che cosa è possibile fare, cosa non è possibile fare, chi sia incaricato di eseguire l'aborto, quali controlli siano necessari e le condizioni per i quali esso possa avvenire. Questo ovviamente è una scelta che viene fatta per tutelare tutte le persone che devono ricorrere all'aborto e la loro libertà di scelta, ovviamente cercando di minimizzare i rischi della salute connessi. Ovviamente pro-choice non significa negare il valore della vita umana, ma affermano anzi che la donna gravida debba poter esercitare, secondo quanto dettato dalla legge, in determinati casi che sono stati stabiliti e che sono chiari, il diritto di interrompere una gravidanza. Si riconosce questo diritto partendo da un presupposto fondamentale, ovvero che la gravidanza o la nascita di un figlio, spesso che non è desiderato o non è stato progettato, può generare una condizione di pericolo per questa donna e per le sue condizioni di salute, sia fisiche che psicologiche. Una donna che ha valutato e distinto i motivi che la spingono a interrompere una gravidanza, riconosce la propria indisponibilità, ha valutato tutte le possibilità della sua condizione, che noi non possiamo sapere, e che quindi scegliendo di abortire compie un gesto responsabile e non casuale. Ho cercato di esplorare entrambe le visioni, però essendo assolutamente a favore della scelta, volevo sottolineare una cosa. Essere a favore della scelta non significa imporlo, significa pensare che se io personalmente, per le mie credenze, non accederei mai a questa interruzione, non riuscirei mai ad affrontare un'interruzione di gravidanza, ho la possibilità di fare questa scelta. Se per condizione personale io, per un qualsiasi motivo economico, di salute, di condizione sociale, di condizione familiare, di situazione personale, per impreparazione e via dicendo, posso comunque avere questo strumento che mi garantisce il diritto a una salute sicura. Anzi, allo stesso tempo io per questo penso che chiunque sia estremamente religioso, chiunque abbia un credo, possa comunque essere pro-choice, perché se io personalmente ho la convinzione che la vita e l'essere umano siano vita ed esseri umani sin dal primo momento, che comunque vadano difesi, io non interromperò mai una gravidanza. Però magari in altri casi ci sono situazioni che io non comprendo e quindi che non posso giudicare, quindi per me la religione non esclude ovviamente l'essere pro-choice. I motivi che giustificano la legalizzazione dell'aborto e i motivi per i quali sostengono questa legge sono tanti e sono diversi tra di loro. Il vietarlo, innanzitutto, non ne impedisce la pratica. Questa leggenda che se tu vieti l'aborto, l'aborto non avverrà, è un unicorno. Vietare l'aborto lo rende clandestino, costoso e pericoloso. L'alternativa ad un aborto sicuro in una struttura statale, in una struttura che ha aderito a tutte le norme igieniche stabilite e che ha personale qualificato, non significa la mancata interruzione di gravidanza, significa farlo in un altro luogo. Molte donne ricorreranno a metodi non legali, meno legali, si affideranno a personaggi loschi, a cliniche fatiscenti, presunti medici che magari non hanno neanche una qualifica, che lo praticheranno illegalmente. Questo vuol dire diverse cose, innanzitutto altissimi rischi per la salute, perché se tu ne hai necessità e non hai la condizione per poter tenere un bambino e poter crescere un bambino, dovrai per forza ricorrerci, ma se lo fai in una situazione sicura, ti viene garantita la tua salute, la tua incolumità. Se lo fai in una clinica che non rispetta neanche le norme igieniche, con personale non qualificato, rischi la vita. Rischi condizioni gravissime, infezioni, peggioramento delle tue condizioni, insomma, si rischia tantissimo. Anche un'interruzione mancata, perché a volte la pratica viene eseguita così male che l'interruzione effettiva non c'è, ma ci possono comunque essere complicazioni. E poi, dall'altro, un mero fine economico. Sono soldi spesi in nero che non verranno rendicontati e che quindi verranno dati a soggetti che non pagheranno un euro di tasse. Quindi ovviamente sono tutte problematiche che incidono sulla collettività tutta. La vita di una madre ha più valore della vita di un feto, personalmente parlando, e personalmente come penso tutti i pro-choice pensino, perché il feto è un'esistenza che non si è ancora sviluppata, non si è neanche formata. La madre ha una vita, un'identità, una situazione che può in qualche modo impedirle di avere una gravidanza. Senza il corpo di una donna non esisterebbe questa vita, non esisterebbe questo feto. Infatti è per quello che si dice my body, my choice.
È vero che i bambini si fanno in due, sempre e comunque, ma è vero che chi ne subirà maggiori conseguenze è il corpo della donna. La vita, che verrà assolutamente condizionata da questa scelta, è quella di una donna. In più io penso sinceramente che la maternità debba essere una scelta consapevole e responsabile, e non ad esempio il frutto di un malfunzionamento di un contraccettivo. E qui entrano in ballo tante questioni: la mancanza di educazione sessuale, la sessualità vista come un tabù del quale non si deve mai parlare, la mancata informazione sulla contraccezione, una concentrazione bassa, quindi non sufficiente, oppure, come può avvenire in tantissimi casi, una contraccezione difettosa, perché anche chi è molto cauto in queste, chi prende tantissime precauzioni, può comunque riscontrare dei difetti di questi, delle performance che non sono dentro i parametri. Pensate solo, un preservativo che si rompe, è facile non accorgersene. Pensate a una pillola, la pillola è uno dei contraccettivi più sicuri, ma faccio un esempio molto banale e frequente: se prendete degli antibiotici, l'efficacia della pillola diminuisce notevolmente, e può succedere, è facile non accorgersene subito. In più, la vita di un bambino non desiderato, specialmente se gravemente malato o che farà parte di una famiglia, se avrà una famiglia, in grave disagio, dove ci sono condizioni familiari violente, dove ci sono magari donne sole che non hanno risorse economiche, non hanno aiuti, dove si prevede la mancanza di un ambiente affettuoso, potrebbe non essere la soluzione migliore, la scelta di vita migliore per questo bambino. E in più c'è un ultimo punto che ci tengo ad affrontare, ovvero la gravidanza vista quasi come una punizione per la sessualità o per la mancanza di responsabilità. Ovviamente non è sempre così, però spesso sento dire: dovevi pensarci prima. Ma se avessi usato... ma hai visto? Gliel'hai data? È successo questo? Cioè, questo è colpevolizzare chi rimane incinta. Ci sono tantissimi motivi per i quali una donna può ricorrere a un'interruzione di gravidanza. Noi non li potremo mai conoscere tutti. Ci sono situazioni economiche, situazioni familiari, situazioni di violenza familiare, situazioni di mancato supporto, impreparazione, paura, condizioni psicologiche. Ci sono talmente tante variabili nella vita di ogni persona che noi non possiamo sapere tutto di tutti, non possiamo essere un tribunale che decide se una donna può ricorrere o non ricorrere a una gravidanza quando lo sente necessario. Garantire a chi non può crescere un bambino, per un motivo o per un altro, un'interruzione di gravidanza in sicurezza, in strutture sanitarie che tutelino la salute del paziente, con strumentazioni adeguate e personale qualificato, un servizio che le segue sia dal punto di vista chirurgico e medico, strettamente medico, al momento della preparazione e dell'operazione, sia in seguito nei casi in cui si renda necessario, e secondo me lo è quasi sempre, da un supporto psicologico. Non sono un lusso, non sono una forma di vezzo che hanno le donne, non sono un omicidio, non sono un lusso, sono una norma di civiltà, perché davvero noi non possiamo conoscere la storia di ogni donna, non possiamo sapere se è senza famiglia, non possiamo sapere se non ha risorse economiche, se perderà il lavoro, non possiamo sapere se ha un compagno violento, non possiamo sapere se non ha un tetto sopra la testa, non possiamo sapere se non si sente psicologicamente pronta e preparata, e questo potrebbe comportare per lei gravissime conseguenze psicologiche, o se rischia per la propria salute. Noi non ne abbiamo un'idea, ci sono talmente tante variabili che noi non possiamo conoscerle tutte. Essere pro-choice e sostenere la necessità di questa legge è davvero una norma di civiltà. Impedirla, determinarne dei paletti e continuare a far arrivare delle donne che magari in alcune regioni d'Italia devono fare migliaia di chilometri per riuscire ad accedere a questa procedura, magari giovanissime, magari che non riescono neanche ad accedere alla contraccezione, per me è qualcosa di inqualificabile, ci rende alla stregua del terzo mondo. Ognuno ha le proprie convinzioni e io le rispetto tantissimo. Quello che cerco di far passare con questa mia visione è che se per alcune motivazioni religiose e di credo voi non lo fareste mai, non capisco perché impedirlo a qualcuno che invece ne ha necessità.
Non tutti credono nelle stesse cose, non tutti hanno la stessa condizione, non tutti possono capire la condizione in cui è il prossimo. Quindi per me questa è una legge assolutamente da difendere e anzi da migliorare, dando forse una definizione maggiore, garantendola in tutte le regioni italiane, perché non è possibile che una ragazza calabrese debba arrivare al nord per poterlo effettuare. Per me è una cosa inconcepibile. Questa è una puntata che so che è pesante e che è molto raccontata. Non ci sono riferimenti a libri, però io penso che in questo momento, visto che si stanno anche discutendo diverse questioni, viste anche un po' la situazione generale, io vi dico solo una cosa: vicino all'ospedale qua a Bologna, ora non succede più, ma è successo per anni. E l'idea di passare davanti, vedere dei gruppi che molestavano, impedivano l'accesso alle donne al reparto di ginecologia, del pronto soccorso per accedere all'interruzione con ingiurie, offese, molestie, e è proprio traumatico dal punto di vista psicologico, anche per chi non lo deve subire. Io ci passavo davanti con l'autobus e giuro che è stato uno forse dei momenti in cui mi sono più sentita arrabbiata nella mia vita, perché spero, io davvero spero che nessuna donna debba mai ricorrere a un'interruzione di gravidanza. Anzi, è una scelta che ti traumatizza, è una scelta difficilissima, è una scelta che ti porta dentro un sacco di conseguenze. E giudicare chi non può crescere un bambino, chi non ne ha le risorse, chi perderebbe il lavoro, chi non ha una famiglia a sostegno, secondo me rende davvero molto incivili e forse non è questa la soluzione per migliorare la natalità in Italia. Detto questo, giù nell'info box trovate una serie di articoli di approfondimento riguardo al pro-choice. Io sono dichiaratamente pro-choice e anche se ho cercato un attimo di spiegare un po' le motivazioni di chi è invece pro-life, spero che il dialogo sia civile riguardo a questo video. Se non siete d'accordo con quello che dico, vi chiedo di rimanere civili, spiegarmi il vostro punto di vista, così io cercherò di spiegarvi il mio nuovamente. Vi ringrazio tantissimo per aver trascorso questo venerdì insieme a me. Il Feminist Friday, come tutti i Feminist Friday, continua su Instagram, ovvero se postate una foto sul vostro feed riguardante il femminismo, le vostre autrici preferite, le vostre eroine, personaggi, insomma qualsiasi tema che vi stia a cuore legato al femminismo, con l'hashtag Feminist Friday io lo riposterò in tutte le mie stories. E come sempre spero che ci saremo tantissimi. Niente. Io vi ringrazio, scusate la pesantezza di oggi, è un video molto serio e io sono come sempre arrabbiatissima quando parlo di questo tema. Quindi niente, io vi ringrazio per aver trascorso di nuovo del tempo insieme a me e ci vediamo al prossimo video. Ciao!